Il rapporto sulle government è stato commissionato dalla Comunità Europea Capgemini, è il settimo e i risultati sono di forte crescita di alcune nazioni in Europa, prime Austria e Portogallo, quindi un'accelerazione di nazioni che tradizionalmente non erano molto veloci, specialmente il Portogallo, che invece hanno fatto in questi ultimi 2 anni dei passi molto lunghi. L'Italia sta nel mezzo. La velocità dell'Italia negli ultimi anni non è stata eccezionale, riesce comunque a mantenere le posizioni. Il vero problema dell'Italia, come altri paesi simili all'Italia, è l'eterogeneicità della pubblica amministrazione, quindi sicuramente questo è un aspetto che crea dei problemi, specialmente nel back office. Quindi la difficoltà di integrare servizi verso il cittadino e verso l'impresa che sono decentrati e non centralizzati. E ci sono diversi casi. Sicuramente la parte che lavora con l'impresa lavora molto bene, è molto avanti, è molto al di sopra della media europea, mentre invece siamo un po' carenti sul rapporto con il cittadino. Quindi siamo rispetto alla media europea sicuramente carenti verso il cittadino e invece molto performanti verso l'impresa. La Comunità Europea ha commissionato un'analisi sullo stato del processo di allineamento dei sistemi di pagamento in Europa. L'acronimo è SEPA. SEPA significa Single Euro Payment Area ed è un insieme di procedure che devono essere attivate da tutti i paesi europei al fine di omogeneizzare i sistemi di pagamento. Il rapporto uscirà alla fine del mese e verrà presentato poi successivamente. Anche lì c'è un forte impatto potenziale sulla pubblica amministrazione. Quest'anno stiamo molto lavorando su questo. Abbiamo per esempio uno dei nuovi servizi di government, il cambio di residenza, per cui oggi verrà fatto con una sola comunicazione via mail che va al comune di partenza e al comune di arrivo. Questo evita anche ai comuni di dover mandare un vigile urbano a controllare questo passaggio. Abbiamo preparato una serie di nuovi servizi ai cittadini, di cui parlerò pure brevemente fra poco, che in qualche modo dovranno rendere più semplice il lavoro, diciamo, l'interazione con la pubblica amministrazione. Quello che stiamo facendo attualmente è il punto unico di accesso per il processo amministrativo telematico e per il processo contabile telematico, che è sicuramente uno degli avanzamenti più importanti nel settore della giustizia. A questo aggiungeremo fra poco tutta un'attività per la giustizia civile, successivamente per quella penale. Poi abbiamo l'informatizzazione dei servizi ai cittadini italiani residenti all'estero e in particolare questo riguarda l'anagrafe tributaria e l'anagrafe dei cittadini all'estero informatizzata, che è prodromica all'avvio di un'anagrafe, diciamo, informatizzata anche per i cittadini italiani. Questo numero mi meraviglia perché, diciamo, lo vedremo, perché una parte dei cittadini non usa ancora con molta semplicità il computer. Altri cittadini hanno una scarsa fiducia nel pagare utilizzando i sistemi informatici. Abbiamo bisogno di avviare un processo anche di formazione verso questo, tant'è vero che noi per i comuni piccoli quest'anno avviamo lo sportello delle poste che diventa l'antenna territoriale della pubblica amministrazione, proprio per avviare questo processo che sembra tradizionale, cioè il contatto diretto di un funzionario con loro, ma che poi permette a questo di usare tutti i sistemi informatici della pubblica amministrazione. Stiamo anche pensando a un altro progetto importante che è quello One Stop Shop, come si dice in inglese, cioè una struttura dove si fa tutto in un luogo. Non perché oggi ne avessimo veramente bisogno, ma perché questo comincia a dare ai cittadini l'idea che ci stiamo avviando verso un sistema, di interazione con la pubblica amministrazione che è interattivo. Quindi loro possono svolgere tutte le pratiche di cui hanno bisogno attraverso un solo ufficio, quello che poi diventerà quell'ufficio virtuale che noi immaginiamo nella pubblica amministrazione del futuro. Ma questa è una grande sfida, nel senso che un paese misura il metro della sua velocità anche e soprattutto nella sua capacità di innovarsi e nella convinzione con cui approccia questo processo di rinnovamento. La sensazione che si ha,
dal lato imprenditoriale è che la pubblica amministrazione abbia sì fatto dei grandi passi in avanti, ma che sia stato costruito una sorta di patchwork, quindi anziché costruire un nuovo modello di casa cablato, abbattendo l'esistente, si sia costruito su ciò che di vecchio c'era. Quindi abbiamo dei sistemi, delle nicchie di alta efficienza che difficilmente dialogano tra di loro e di cui alla fine il cittadino è a farne le spese. Devo dire anche però che non tutta la colpa deve essere intravista nella pubblica amministrazione, anche gli italiani dovrebbero abituarsi ad approcciare questi servizi in un modo diverso. Per alcuni risulta ancora troppo comodo passare per la carta. La carta talvolta diventa il punto di riferimento di tanti italiani. Quindi ci vuole più coraggio da parte della pubblica amministrazione, ma anche da parte dei cittadini. Io dico solamente che ci vuole più coraggio, ci si deve credere di più, e il risultato di questa capacità è un risultato percepibile in termini di velocità del paese. Quei paesi, gli Stati Uniti in primis, ma si possono facilmente verificare anche in altri come la Francia, la Germania, che pur hanno dei grandi problemi, hanno creduto di più nell'informatizzazione e nel rivoluzionare un rapporto tra cittadino e Stato in termini liberali. E l'informatica, l'informatizzazione e la rete sono il veicolo principe. Ecco, cioè, magari fra qualche anno scopriremo un altro veicolo. Oggi c'è questo. Per riassumere, la mia sensazione è che in Italia si sia fatto un po' con timidezza, temendo le conseguenze che queste grandi rivoluzioni impattano dall'oggi al domani, e non avendo invece ben chiaro qual era l'obiettivo. Quindi ci si preoccupava delle conseguenze derivanti magari nel medio termine piuttosto che dei grandi benefici nel lungo. Questa è la mia sensazione. Come tutti gli anni noi abbiamo presentato un piano che non è nostro, è il piano della pubblica amministrazione centrale, però questa volta abbiamo degli elementi di novità. Intanto per la prima volta c'è un consuntivo, punto di partenza per arrivare al piano, così si capisce come è andato l'anno scorso e si traggono importanti suggerimenti. L'altro aspetto è che abbiamo messo insieme anche una serie di informazioni e di proposte che riguardano le regioni e gli enti locali. Anche perché, visto dal punto di vista dell'utente, il cittadino o le imprese, ogni prestazione della macchina pubblica in realtà è la somma di contributi che vengono sia dall'amministrazione centrale che dalle strutture sul territorio. E questo è significativo anche come risultato di un accordo raggiunto nella conferenza unificata fra la dimensione regioni e autonomie da una parte e il governo dall'altra rispetto a quelle che sono le priorità. Un altro aspetto metodologico, poi dirmi qualcosa sui contenuti, è aver costruito quello che si chiama community network, al di là del bel termine, non una visione di un ente tecnico come il CNIP che sta al centro e dà le istruzioni per l'uso, non è questo il nostro approccio, al contrario vogliamo stimolare nelle pubbliche amministrazioni a livello di responsabili di settore, quelli che veramente sono in trincea, un meccanismo di consultazione, di concertazione, di confronto d'opinioni, e questo sta già dando dei concreti risultati. E io credo che bisogna puntare su due parole chiave, che sono uno la cucitura. Oggi ci sono tanti bei risultati, tante parti di eccellenza, però non c'è un disegno di sistema e quindi più che una singola soluzione tecnologica, un approccio che veramente faccia squadra. Invece sul tecnologico credo che bisogna identificare alcuni strumenti di valenza orizzontale. La gestione dei flussi documentali, volgarmente chiamata il protocollo elettronico, in realtà significa registrare non solo il materiale in ingresso e in uscita, ma tutto quello che c'è in mezzo, quindi passaggi nelle varie strutture della PA, e quindi c'è anche una misura della tempestività di risposta delle PA, una possibilità per i cittadini e per le imprese di capire a che punto sta il suo sistema. Quindi identificare gli strumenti come il sistema di gestione dei documenti che sono simultaneamente di valore per più amministrazioni. Un altro esempio in questa direzione sono sicuramente i portali, che poi sono oggetto dell'incontro odierno. Si usa tanto distinguere, mi sembra giusto, fra front office e back office. Il back office, ma che succede dietro le quinte? La gestione dei flussi documentali mi sembra un buon esempio di priorità.
invece i portali sono il modo con cui l'amministrazione si rapporta all'esterno, il front office, e anche qui si può fare molto partendo dall'esperienza fin qui acquisita, che non è certo negativa. Infatti il giudizio che danno anche gli organi indipendenti della Commissione sui progressi fatti dall'Italia in ultimo anno sono positivi, ma deve essere solo un punto di partenza per ulteriori cambiamenti.